Ehi a tutti ciurma e benvenuti Reggi Green in questo nuovissimo episodio su The Quarry. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le hack è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. A voi non costa niente, ve ne chiedo davvero pochissimo, è soltanto questione di un secondo. E quindi eccoci qua di ritorno dopo che anche la volta scorsa ragazzi abbiamo passato praticamente quasi un'ora ad ascoltare e a subire nuovamente dialoghi assolutamente demenziali, situazioni a volte anche incredibilmente cringe. E quindi quello che tutti ci stiamo chiedendo a gran voce, soprattutto la sottoscritta, è: la ciccia e la smerdazzata nel pannolone quando arrivano? Quando arrivano? Perché noi giochiamo i giochi horror soprattutto per questo, perché ci piace, per modo di dire, cagarci addosso. Quindi andiamo a riprendere da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, dopo che abbiamo scoperto che Mr. H, ragazzi, ha un nascondiglio segreto con dei monitor sul campus. Però vediamo. Sarebbe più facile con la motosega di Mr. H. Non è tanto male qui senza i bambini. Già, rompono un sacco, eh. I bambini rompono già sempre. Le tue lezioni di disegno erano calme. E tu come lo sai? Ero di passaggio. Ma la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Sì, beh, ma c'è una scorciatoia lì vicino. Sì, abbiamo capito che sti due si inciuciano, dai. Almeno è reciproca la cosa. A te la scelta. La radura ombrosa. Forse quello che ci serve adesso sono proprio le ombre, perché sti due forse qualcosina di zozzo lo vogliono fa. Però a prescindere da tutto ragazzi, andiamo alla radura ombrosa. Andiamo di qua. Con questa musica così, con questi feels. Oh mio Dio, Nick, stai bene? Penso di sì. Beh, alla fin fine. Ok. Ok. Vieni, ti prendo il dramma. Il dramma in un secondo. È successa all'Africa praticamente. Aiuto, mio Dio, si è rotto l'osso del collo. No. Ok, diciamo di sì. Probabilmente, ragazzi, l'audio in questa parte sarà un pochettino ovattato, perché avrò detto a YouTube di rimuovere il brano in sottofondo. Stanno usando, ragazzi, in questo gioco un sacco di canzoni coperte da copyright. Ok. Ok, continuiamo ad andare. Non vedo sinceramente tanto la necessità di questo momento, però... Ok, diciamo di sì, io qua sto ancora aspettando di cagarmi sotto. Porca miseriaccia, sono tre puntate. Sono tanto durante la prima, ragazzi, durante il prologo è successo qualcosa di lievemente interessante. Quindi ho detto, ah, questa sarà una bella introduzione a quello che ci aspetta. Sì! Giocherino, giocate due episodi senza che succeda assolutamente una ceppa. Ah, andiamo verso il tramonto, verso il sole, perché vogliamo essere dei romanticoni. Dovrà fare di nuovo buio prima o poi. Siamo tornati sul sentiero. Ah. E quindi? Oh, ho capito dove siamo. Sì. Vieni su. Ecco, reggi. Certo. La vista qui è proprio... wow. Vabbè, allora, siccome non vogliamo essere schifosamente spiritosi come gli altri tizi, andiamo un pochettino più sulla dolcezza, la sincerità. Oddio, sei bravissima. Cavolo, Abby, sei bravissima. No, no, non è vero. Giuro, non lo dico tanto per... È solo una bozza, ma se butto giù l'idea, poi mi aiuta a ricordare. È bello sapere di avere un talento. Sì, è vero.
Appena detto non essere insomma, brava, ma sia un talento. Non è facile scoprirlo, no? Sono certa che hai molti talenti, Nick. Tipo? Sì, certamente, solo che... non so quali. Lo capirai. Ok. Ehi, hai sentito? Eh? Forse è finalmente l'orso nulla. Che tutti quanti no, stanno nominando da c'è tre secoli. Lì. No, un cinghiale, allora. Oddio! Ah! Amore! Guarda! Oddio, ma la cosa più carina che io abbia mai visto! È così piccolo. Ecco, ecco, quella sono io, quella sono io. Reazione vera, spontanea. Oddio, quanto è... Oddio, così cipi! Quanto cibo? Ci sarà anche la mamma. Aspetta. Però adesso che ci fa? Aspetta. Salvabi. D'accordo. Oddio Gesù! Che sono io? Oh! Ok, tutorial. Sei in pericolo. Una creatura di origine ignota ti dà la caccia. Non respirare. Devi trattenere il fiato, inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Cosa c'è di bello a cacciare qualcosa che è già morto? Nota l'immagine alterarsi o il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Quando il pericolo è passato, scappa. Ok, c'è quindi... il momento giusto e corri per salvarti. Attenzione. Espirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. Ok, questi tutorial sono carini, devo dirlo. Ok, quindi devo tenere premuto A, ho capito bene? Ok, devo rilasciare quando è sicuro. Avevo immaginato ci sarebbe stata la mamma di lì a poco. Ok, siamo buoni perché è ancora qui che va in giro. Sto per sfiatarmi. Quando se ne va, adesso morirò. Morirò soffocata molto presto. Vabbè, mi ma... ho sbavato. Oh no. Cosa oh no? Cosa? Cosa cazzo ridi? Primo e secondo, i cinghiali sì, possono essere animali abbastanza pericolosi, specialmente le mamme riguardo appunto i propri piccoli. Da quello che so ragazzi, il morso di un cinghiale può fare veramente molto molto male, quindi adesso la questione è... No! Mi ha sbavato! Sto per morire soffocato! Sì, scherzoso, dai, lei si sta letteralmente ridendo di noi, ma faremo finta di niente. Ah! L'hai disegnato! Ok, hai lo schizzo? Eh? Pensavo volessi disegnarmi mentre il cinghiale mi sbrana. Ah, ho tutto qui dentro. Che ridere. Che gran ridere, ragazzi. Che gran ridere. Quindi questo era lo spavento top di oggi? Il cinghiale. Va bene. È meglio se torniamo. Probabilmente anche qui l'audio, ragazzi, sarà un attimino stato tolto. Non capisco la presenza di tutti questi brani coperti da copyright, ma dettagli, non è quello che ci interessa. Noi ci interessa altro, su via! Altro, vogliamo roba interessante. 22 agosto, Caitlin, ok, falò. Non prende, eh? Mi ridanno il telefono e al massimo mi fa da fermacarte. Mm.
Va bene, era bella questa cosa che stiamo tipo appunto facendo. Una foto, cosa vogliamo fare? Un video, cosa c'è di così interessante da fotografare? Va bene, allora scattiamo una bella foto, dai, facciamo una bella foto, ecco fatto. Tac! Questa poi la posti su Instagram non appena ritorna la linea, mi raccomando. Caitlin, indovina? Pensavo Mister ci H fosse è un un cazzo di jumpscare, voyeur, qualcosa. con tanto di telecamere e una stanza segreta. No, non è. Aspetta, frena. Cosa? Ha occhi dappertutto, ci spia continuamente. Falla finita, dai. Ha solo messo delle fototrappole di sorveglianza per controllare il bosco. Ah, non ti sembra strano? Beh, deve controllare la zona per i bambini. Traccerà gli animali selvatici. Quanto siete noiosi voi due. Comunque, come procede qui? È tutto pronto? Perché questo qua parla sempre come se fosse sotto effetto di, non lo so, di morfina o qualche altra sostanza strana? C'è una strana luce nella casa, what? Non ho capito. Beh, ho visto una luce strana nella casa sull'albero. Era molto inquietante. Forse era la Io ragazza di manco Ryan. lavoro, non era un La dettaglio che strega ho di Hackett's notato, ragazzi. Quarry. Ti ho chiesto di non dire strega di Hackett's Quarry in mia presenza. Che male c'è a dire strega di Hackett's Quarry? Finito? Non si può dire bomba su un aereo! Mi sono appena resa conto che dopo stanotte potremo non vederci mai più. Non puoi averlo pensato ora. Creavo l'atmosfera. Atmosfera? L'atmosfera, lo spirito, no? A proposito di atmosfera, io ho molto da fare. Le playlist non si creano da sole. Cioè, a volte sì, ma... Ok, Ryan, vienimi dietro. Attenta le parole. Oh, mi hai capito. Ah, Binic, che tempismo. Abbiamo la legna? Dovremmo essere a posto. Che cos'era? Per lo più Quello. sono rametti. Oh, vanno bene, qui c'è già una pila di legna. Ne avremmo portata altra, ma sfiga vuole ci fosse un maiale o un cinghiale, ma Nick è stato coraggioso e l'ha affrontato. Maiale. Vabbè, state bene? Cioè, come dicevo, il cinghiale può essere pericoloso comunque. Siete sicuri di stare tutti bene? Vi siete fatti male? Stiamo bene. Poteva andarci peggio. Ora che ci penso, Decisamente. Nick ha trovato una nuova fidanzata. Oh, dimmi tutto. Oh, consegna speciale. L'avete Wow, ma sentito? da dove Lo viene quel fucile? sparo? Calmati, ok? Non è neanche vero. Cioè, è un fucile vero, ma è solo per L'avete sparare agli orsi. sentito? Era dentro Lo al magazzino. sparo? Ok, e va bene. Va bene, lo mettiamo via. Grazie, non si scherza con le armi. E abbiamo qui per voi un'accurata selezione del meglio del meglio che Hackett's Quarry ha Il da meglio del offrire. meglio del meglio, No, non ci signore! credo. Sì, devi crederci. Pop, pop, viva, viva i Butter Pops! Pop, pop, pop in allegria! Pop! Pensavo che li vendessero ancora. Oh, ehi, ehi, ehi! Giù quelle manacce, cowboy, ok? Questi sono prenotati. Prima me li sventoli in faccia e poi mi dici niente pop 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 in allegria, e dai! Emma? Il fucile, grazie. E mi vuoi sparare per questo? No, idiota, aspetta! Ce li giocheremo al tiro al bersaglio. Non ci sto. Puoi scordartelo, no. Ritorniamo al punto che c'è stato uno sparo e nessuno ha detto niente. C'è stato un cazzo di sparo e nessuno ha detto ah. Vabbè, io direi non vi lascio con un fucile perché questi sono talmente dementi, ragazzi, che per Ok, carità. scordatevi che vi lasci da soli con un'arma. Dai, andiamo, il poligono di tiro è qui vicino. Ok, tranquilla. Ok, senti. Noi due? Confronto all'antica. Primo premio, la busta di Butter Pops. Tutta per te. Ma... Mi sa che tu non li vuoi davvero, eh? Ok, ci sto. Sì, e vai! Jacob, dammi il fucile, ora. E nessuno lo prenderà in mano se continuerete a fare i coglioni. Ok, allora fai l'arbitro, ci serve qualcuno di neutrale. Ma ti sei già scordato della festa, Non Jacob? muore nessuno se fai una quest secondaria, non ci vorrà molto. E dai! Ti prego. Ok. Sì! E Vada per dai. il confronto Cioè, vedi, all'antica. prima decide no, poi C'è decide una radura sì. che sembra adatta a C'è quel vicino, ma incoerenza. se vi vedo fare gli scemi, vi confisco questo giocattolo. Giocattolo. Faremo i bravi. Oh mio Dio.
Continuo, ragazzi, davvero a non vedere il senso di tutto ciò. Giusto adesso, ragazzi, mi è venuto in mente di controllare le impostazioni riguardo l'audio, perché a volte, ovviamente soprattutto, quelli che fanno i giochi mettono la possibilità di togliere la musica coperta da copyright. Infatti qui c'è la dicitura musica alternativa, dice brani principali del gioco vengono sostituiti da alternative, quindi molto probabilmente si riferisce proprio a questo, al fatto che vengono eliminati i brani protetti da copyright, almeno mi auguro. Ok, bene, è giusto che tu sappia che sono un gran tiratore. In 3 anni... ho vinto 3 premi come migliore del campo, te lo dico solo per non farti illudere troppo, Nick, ma se ti ritiri adesso, potrei persino darti uno dei miei butter pops se fai il bravo. No, grazie, non mi hai visto sparare. Già, perché non hai mai sparato prima? Certo, e tu che ne sai? Ok, lo saprei se tu avessi okay, realmente... Ok, basta così, avete rotto. È davvero adorabile il vostro macismo. Ma adesso che siamo al poligono, le regole le faccio io, 0 obiezioni, chiaro? Ok, bene, sistemo i bersagli e prendo i proiettili. Non muovete un dito fino a quando non torno. Vabbè, se il fucile è scarico. Ok, sono solo io e molto sexy quando fa la leader così. Io sono poco... sempre sexy. Sì, ok, grazie, ciao, ciao. Va bene. Allora, com'è andata la passeggiatina con Abby? È andata bene in effetti, dai, a parte il cinghiale. È andata bene. E bravo! Quindi che è successo? Beh, abbiamo chiacchierato. È intelligente. E poi? E poi hai concluso? Dai, fai schifo. No, ehi, no, non fraintendere. Abbiamo tutti l'ansia da prestazione a volte, ma tu devi muoverti prima che un vero uomo te la soffi. A proposito, adesso ti mostro come spara un vero uomo. Oddio, non avete ancora smesso di fare i coglioni? No, penso che abbia dei problemi. Non ce la può fare. Ok, ti prego, dammi il fucile. Ah, l'avrai quando lo decido io. Ok, aprite bene le orecchie e faremo così. Mirate al bersaglio a sinistra. Prima Nick e poi tocca a Jacob. E le dita via dal grilletto se non siete pronti. È chiaro? Sì, signora. Ok. Ricordate, c'è dispersione e anche rinculo. Fate attenzione, non siete degli esperti. Allora non dovrebbero farlo. Vediamo un po' che cosa ci dice il consiglio di sopravvivenza riguardo il combattimento. Mi spiace dirti che potrebbero esserci momenti durante il soggiorno ad Hackett's Quarry in cui dovrai saperti difendere usando forze potenzialmente letali. Quando inizi un combattimento, prendi la mira con l'arma e spara dove è puntata la torcia. Prendi nota, se ti trovi nelle vicinanze del tuo bersaglio, infliggerai più danni. Più sarai lontano, più ci sarà dispersione. E le ferite non saranno sempre letali. Già. C'è un tempo e un luogo per utilizzare le armi e ti conviene sempre considerare tutte le opzioni. Ricorda, non sempre è saggio premere il grilletto. È così che ci si fa male. Ok... va bene, ricevuto. Ovvio. Non sono esperti, non dovrebbero sparare, punto. Bersaglio più a sinistra, suppongo che sia quella bottiglia. Ottimo, Nick, un punto. Boom. Ok, forse ci siamo messi un po' troppo lontani, andiamo più vicino. E forza, impegnatevi. Impegnatevi. Ci siamo. Va bene, va bene. Va bene, cercherò di passare forza, sopra, Nick. Ragazzi. Impegnati. A cose dette a caso. Impegnati. Un'altra volta, vabbè. Ci siamo. Bel colpo. Uno. Due. Sì, certo. Vabbè, si dice la fortuna del principiante, però. Un punto a Nick. Bel lavoro, Nick. Grazie. Bene. Grazie. Vediamo quanto sei omote. Vediamo che sai fare. Dai. Ok, forse vorrai coprirti gli occhi, Nick. Non vorrei peggiorare la tua ansia da prestazione. Sì, bravo, va bene. Chiudi il becco e spara, Jacob. Pensavo che fossi il tiratore più fico di tutto il campo. Sì, ma con un fucile serio. Oh, non puntare quella roba addosso alla gente.
Che coglione. Figurati con la mira che si ritrova. Ehi! Ok, squalificato per troppa idiozia. Cosa? No! Mamma mia. Io direi derisorio, dai, a sto punto se lo merita. Butter, butter, bopsa, papapa. Come, Jackie? Eh? Eh? Il geloso, gli stuli, pusi, pusi. Viva, viva, i butter pops. Ok, capito, capito. Imbecille. A Jacob non piace perdere. Adesso lei perché? Non è mica finita. Perché lei? Perché? Perché? I butter pops. Non c'ho manco più la forza per indignarmi, veramente. Ah, arrivata la notte. Succederà qualcosa di interessante o quanti cazzo di dialoghi ancora dobbiamo ascoltare? Tra l'altro, brani alternativi un par de palle, ragazzi. Ok, ho un'idea. Giochiamo. Dai ragazzi, potremmo non rivederci dopo stasera. Rendiamola memorabile. Cosa hai in mente? Addirittura. Cosa se non il gioco dove tutti mettono a nudo i propri segreti. Obbligo, verità. Ma con le mie regole. Pura. Ok, ecco le regole. Si deve scegliere obbligo o verità. E chi ha scelto deve obbedire. Niente se e niente ma. Quindi le solite regole. Esatto. Possiamo obbligare allora qualcuno a baciarsi? Se ha scelto obbligo, sì. Se sono tutti d'accordo, chiaro. Ottimo. Ehi, trattieni i bollori fino al tuo turno. Allora chi va per primo? Beh, l'ho proposto io, perciò... Abigail. Che scegli? Verità. Siamo un po' pavidi, eh? Va bene, allora. Hai mai fatto sesso con qualcuno? Io... Ma perché iniziamo subito con queste domande così... così private? No, vabbè, rispondi, ormai stai a giocare. Hai mai fatto sesso con qualcuno qui al campo? Così no. Non specifico. No, no. Che male c'è a dir di no? Non capisco. Ok, Abby, tocca a te. Ok, bene. Abby, ti prego, scegli qualcuno. Sì, ok, ok. Non lo so. Su, mamma mia, mo te lo dico io. Din, din, din. Peccato. Tocca a me. Ryan. Obbligo o verità? Obbligo. Proviamoci, vediamo che proponi. Obbligo. Forza, sentiamo. Ok, Ryan. Il tuo obbligo è di scegliere. Si può fare. Posso fare ciò che voglio. E io obbligo te a baciare o Caitlin o Dylan. Wow. Oh, Gesù, Giuseppe, allora, pure Maria. Perché non posso baciare entrambi? Mi spiace. Non faccio le regole. Le hai appena cambiate, ma ok, proseguiamo. Eccala. Direi di non farla troppo complicata, ragazzi. Dylan sinceramente mi sta un po' sui maroni, quindi direi di scegliere lei. Caitlin, ti spiace? Sempre stanta, ai vostri ordini. Grazie, arrivederci, alla prossima. Va bene. Dylan un po' deluso, grazie. Ma io e Jacob non abbiamo ancora giocato. Giusto. Jacob, lui, l'imbecille. Ok, Jacob, vediamo che sai fare. Obbligo, obbligo, dai. Ok. Io ti sfido a fare un bel saltone oltre quel fuoco.
Che si aspettava? Sì. Oh, sì! Sì, cazzo! Certo che mi vedrete saltare, che mi importa? Sì, non mi sembra una buona idea. E si spoglia anche. No, Jacob, aspetta, fermati. No. Okay. Ehi, io dico di no, ti farai male di brutto. Tutto nudo, tra l'altro. Cosa? No, ma dai, ce la faccio. Ryan, sul serio. No, ok, passo. Davvero? Vaffanculo. Ok, giocate voi. Ok, bene, allora tocca a me. Come vuoi. Perché? Succedono queste cose. Emma, obbligo. Emma, voglio che adesso baci. Eccola. E comunque l'obbligo. Jacob. Oh. Nick. Okay. Sì, ma l'obbligo non deve essere sempre solo allora, per forza. Bacia Tizio, bacia Caio, Scusa, Nick. Non è un vero obbligo, ovviamente. Non so se fatti è una da buona parte. Scelgo Nick. Chissà perché lo immaginavo. Cosa? Ma scherzi? No, direi di no. Lo sta facendo apposta, ovvio. Per farlo rosicare da morire. Ehi. Oh oh. Sì, ma calma. E sarà contenta pure sua sorella. Ehi! Grazie, Nick. Complimenti pure a te. Oddio. È bravo. Brutta demente. Baci la mia ragazza, stronzo. Non credo sia tanto la tua ragazza. Non sono la ragazza di nessuno. Certo che sì, è solo un gioco. Col cazzo che è un gioco. Jacob, cresci un po'. Mi sa che adesso devo raggiungerlo. Non te ne sei... E tu dovresti andare da Abby. Te ne sei fregata un attimo fa. Potevi pensarci prima, tesoro. Bene, giochiamo a Monopoli? Che c'è? Non credo sia proprio il massimo Monopoli. Fa il culo. Il doppiatore è anche lo stesso. Sì, ok, che continuate a farci a farceli vedere, ma poi non succede una ceppa. E su. Rieccoti. Come sempre sono lietissima che tu sia qui. E condivido il piacere. Bene, dunque. Cos'altro hai trovato? Mi sa che stavolta un bel ritorni niente. Ritorni senza aver trovato altre carte. E non di meno ritorni, per quale motivo? Non ti posso aiutare senza le carte. Le devi trovare. Le rivoglio indietro. Sì, te lo ma... chiedo per favore. No, prima ti incazzi e poi mi chiedi per favore. Non ho altro da dire per ora. I segreti rimangono sepolti e buia diventa la notte. Ti rivedrò, puoi contarci. Sì, mi sto cacando. Attenzione. Sotto. Dove i lupi vanno, i corvi seguono. Cosa dovrei capire da questa illuminante frase? Boh. Ok, iniziamo il capitolo 3. Guai in paradiso. Nel buio, al buio nel bosco di notte. Giustissimo. Stupido gioco. Neanche avessimo 10 anni e a me che cosa importa? Che baciassero chi vogliono, stupido. Stupido. Bene, dove diavolo sono finita? Ecco qua, te pareva. Ma come te viene in mente? Ragazzi, vi giuro che questo gioco mi sta mettendo non poco nervosa, ma non perché io mi annoi facilmente, non è quello il punto. È che, ragazzi, spero davvero che almeno nei prossimi 20-30 minuti inizi a succedere qualcosa, perché se è un gioco horror, dopo un pochino
Non aspetto che comincino a succedere cose che mi facciano un attimo cacare addosso. Non che mi facciano venire due coglioni grossi così. Mo scusate, eh. Ma lo sapete che io sono sincera, ragazzi. Dico le cose senza aver paura di dimostrare le mie emozioni. La mia emozione attualmente c'ha due palle grosse così. Quindi lei adesso intelligentemente cammina nel bosco di notte senza sapere dove va. Davvero perfetto, davvero ottimo. Continuiamo ad andare senza sapere dove siamo. Quindi invece di provare a tornare indietro, continuiamo ad andare avanti. Sempre le cose molto intelligenti, ragazzi. Eh già, le scelte quelle sagge. Tra l'altro domattina ce ne dobbiamo andare. Vado a zonzo nel bosco da sola, senza il minimo senso dell'orientamento. Ottima scelta, Abigail. Davvero un'ottima scelta. Ok, ho sentito dei rumori. Non so se sono... Non sono solo i miei passi. Ok, la voce l'ho sentita. L'abbiamo sentita tutti. Sì. L'abbiamo sentita come? Oh! La torre, eccola qua ragazzi, finalmente ne ho trovata un'altra. La torre, liberarsi dei problemi, fuggi oppure lotta? Questa è la domanda che tutti ci poniamo, ma spesso, pur lasciando le insidie, ci troviamo comunque di fronte al pericolo. Fa attenzione, forse il tuo ultimo passo. Non è chiarissimissimissima la descrizione di questa carta, quindi la torre può comunque rappresentare anche un cambiamento netto che può essere positivo o negativo. Quindi ok, fuggi oppure lotta. Ecco, magari di fronte appunto ad un cambiamento, ad un problema. Quindi la vecchia mi ha appena minacciato di morte, di portare le altre carte. Per fortuna che ne ho trovata un'altra. Oh oh. Oh oh. Qua il quadro non cosa qui. Oddio, lo sento vicino. Oddio. Sei qui? Certo. Nick! Abby! Non ti vedo! Sono qua giù! Arrivo! Nick! Oddio, come fa ad esserci? Oh, ecco. Calma. Ehi. Ehi. Ciao. Sei... scappata. Sì. Digli la verità a sto punto. Però è venuto a cercarti. Già può essere considerato un passo. Onesta, onesta. Sì, 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 non era a mio agio. È che quel gioco è un po' troppo intenso per me. Certo. Sì, ti capisco. Ma di... ma che cazzo vuol dire intenso? Quindi tu ed Emma... no, vabbè, tu ed Emma un cavolo cosa, vabbè. Allora Emma ha sempre avuto una cotta per te, eh? Ma dai, non hai capito che l'ha fatto a caso, eh? Voleva solo far ingelosire Jacob. Mamma mia. Io sono... stato al gioco. Sembrava piacerti stare al gioco. Mi è piaciuto... aiutarla a farlo ingelosire. Niente di più. Ok. Ok, si sta innamorando di te, va bene. Hai sentito? Mm-hmm. Andiamo a vedere. Mm-hmm. No, no. Mm-hmm, che? Ok, questo sicuramente non è umano, ragazzi, eh? E loro gli stanno andando incontro. Le scelte davvero sagge. Sì. Ok, diranno che è un orso probabilmente, tanto danno la colpa sempre agli orsi. Poracci.
Cioè, non lo sentite il ringhio, vero? Non si sente, lo sento io da qua. Ti pare che un cinghiale fa... appunto, Pampers... Ma che cazzo è? Allora, un orso. Eccala, visto? Ma perché ci andate? Andatevene! Oddio, che è? L'ho lasciata lì! Aiutalo! Nick, oh mio Dio! No! 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 Oddio, no! Oddio, ma che cazzo è? Oh mio Dio! Ormai ci stavo per... Scappa! Oddio. Spero di aver fatto una cazzata, ragazzi. Ok. Devo premere. Fino allo sfinimento. Oddio, sto cosa ancora. Ancora mi sta dando la cazzata. Vatta a bagna Nick, no? Già l'hai assaggiato. Oddio. Sali sull'albero. No! No, quel coso si arrampica, no! Continua a correre! Oddio. Oddio, ma sto coso... No, ci sta le calcagna! Ok. Divertente. Finalmente si inizia a vedere qualcosa di interessante. Quindi cosa minchia è quel coso? Cazzo. Quindi probabilmente quei due vanno a caccia di queste bestie. O sarà una sola, ce ne saranno altre. Boh. È stagione della caccia, forse per queste bestie qua. Oddio, raga. Oh, il dramma esistenziale della vita. Oddio, minchia, sta piangendo davvero. Vabbè, poraccio, forse ci ha sperato fino al... Che cos'era? Era un urlo? Ci ha sperato fino all'ultimo. Povero illuso. Se già t'aveva detto de no, che non era cosa. La pratica rende perfetti. Sì, mi sa che mi hai trovato. Certo. Venire qui era più divertente quando avrebbero potuto beccarci, eh? Già, più o meno. Jacob, avevamo detto che questa... Appunto, già, se l'avevano detto. Sarebbe stata una storiella estiva. Sì, no, lo so. È solo che ti piace dare spettacolo, eh? Jacob. Io non ci credo, te lo sei limonato. È davanti a tutti per giunta, Cristo santo. Limonato ai 6 anni. No, ma Nick sì. Credo. Io gli voglio bene, ma non penso abbia mai visto una ragazza nuda.
Beh, odio dovertelo dire, ma ero io ad avere la sua lingua in bocca e ci sapeva decisamente fare. Continua a rigirare il dito nella piaga. Ci godi proprio a farmi male. Smettila di brontolare, ti prego, dai. Non era così che sarebbe dovuto andare. Cosa? Sai cosa? Niente. Lascia stare. Vabbè, lui ci stava sotto. Puoi startene qui, da solo. A tenere il broncio e a pensare a me e Nick che limoniamo. Ah, andiamo! Procurarti degli asciugamani. E adesso a che ci servono? Beh, era il patto. Storiella estiva, no? Se non lo sai, l'estate non è ancora finita. Ok. Tu ti fidi a farti il bagno lì di notte? Questo chi è? Eh? Oh mio Dio. La stella, perfetto, ne abbiamo trovata un'altra. Oh, è la stella, stelle nel cielo notturno, fari di luce, sogni di gloria, speranza, un ricordo della nostra insignificanza, terribile disperazione, devi confidare nella luce delle stelle, la quale porta chiarezza a volte. Verità. Va bene, dobbiamo trovare degli asciugamani perché la signorina ha voglia di farsi il bagno ignuda in un lago di notte. È recente. Cos'è? Un recente articolo di giornale riguardante due escursionisti scomparsi in questo bosco. Il giorno della pubblicazione risultano ancora dispersi. Non era tipo la giacca che aveva quel cadavere, chissà quella del qui. Tipo? Vabbè, fatto sta che in questo posto sparisce veramente troppa gente. E noi continuiamo a starci con tutta la calma del mondo. Qua possiamo fare niente, pare di no. Suppongo che gli asciugamani siano lì sopra. Dirigiamoci al piano superiore e vediamo cosa abbiamo qui. Niente. Cosa c'è qua? Niente asciugamani. Niente asciugamani. Non ce ne sono! No? No, esattamente zero! Coglione! Ma che cazzo? Ok, torna qui e basta, Jacob! Ma perché gli dà del coglione? Che colpa sua se non ci sono più gli asciugamani? Pure a me sta sulle palle, ma da qui a insultarlo a gratis perché sì, no, cioè... Va bene, andiamo a fare il bagno in quest'acqua assolutamente bellissima e putrida. Tra l'altro questo è un lago, quindi, regà, l'acqua del lago, per l'amore del cielo, io eviterei anche se mi pagassero. Allora? Ok, aspettiamo di asciugarci all'aria aperta. Oh, facciamo come fanno i cani. Wow, wow, tu sai che sai ammaliare una donna, non è vero? Beh... Vabbè. Ascolta, non puoi fare finta di niente. Oh, sì che posso, perché... Vedi, oh, aiuto, aiuto, sto affogando. Già si è spogliato, mi serve un uomo bello e forte, per nulla insicuro, che venga qui subito a salvarmi. Vabbè, ormai, tuffo a bomba, siamo a fare gli imbecilli. Ok. Cosa vedo? Una donna in pericolo? Non temere, esile fanciulla, l'uragano Jake è qui! Tuffo a bomba! Oh! 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 Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, è fredda! Oh! Oh! Uragano Jake. Oh, ok, ok, ora è peggio per te, sai? Ehi, hey, basta! Oh, basta fare il muso! Attacco! Ehi! Hey. Oh,
Hai barato. Io penso sia un po' inutile continuare sul sentimentalismo, perché lei no, non penso ne voglia più sapere, ma proviamoci. Non voglio che finisca. Starei anche qui tutta l'estate, ma poi somiglierei a una prugna. No, sai cosa intendo. Intendo questo. Jacob, siamo stati bene quest'estate qui. Beh, perché deve ridursi all'estate? Jacob. Ok, oh, bene, senti qui. Se riesco a fare un salto mortale giù da qui, potrò venire a trovarti, ok? Che ne dici? Ma lei non ne vuole sapere. Ehi! Dove vai? Andiamo! Niente. Lui l'ha presa troppo sul serio. Urlo disumano. E Abigail? A cazzo, la spazzola rotante. Ma non ci credo, cazzo. Ah, ciaone. Oddio. A parte che dove ce l'aveva la spazzola rotante? Che se l'era messa nei pantaloni. Lui si è tuffato solo in mutande. Vabbè, io direi aiuta Abby, ragazzi. Emma! Jacob, sono qui! Hai sentito? Cosa? Era tipo un urlo. Già. Sembrava fosse Abby, ma non suonava come un urlo felice. Non ti sento da qui! Ok, perché... senti, aspetta lì. Io vado a controllare. Aspetta lì, che? Proprio lì. Sul serio? Quindi Emma è rimasta da sola. E adesso lui in mutande sta correndo nel bosco per andare incontro ad Abby, anche se non sa cosa stia succedendo. Ok ragazzi, allora quest'oggi abbiamo incominciato a vedere qualcosina. Elemento interessante, i due cacciatori ricoperti di sangue che sembrano comunque molto minacciosi. Ma a questo punto mi viene da chiedermi: i due cacciatori stanno dando la caccia a quella creatura? Che cavolo di creatura è? Cosa diavolo è? Che animale è? Che bestia è? Perché è lì? Ce ne sono altre? Chi lo sa? Spero davvero, ragazzi, che d'ora in avanti le cose cominceranno a prendere un pochettino più piede e anche a farsi un pochettino più veloci, perché fino ad ora sono state veramente lente. Come al solito, ragazzi, aspetto un vostro parere in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!